Poracci, finalmente abbiamo sbloccato questa situazione di stallo. Lallo ha detto il titolo giusto, ma attenzione perché ha tirato fuori il titolo americano. Noi europei, come ci ricorda Overmat, lo conosciamo con un altro nome. Per le risposte sbagliate, bravi, bravi, vi siete superati. Tra citazioni ai Simpson e nerdate varie, sono finalmente soddisfatto. Direi, chiudiamola qui con Kratolf e tutti contenti. Ma andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi da oggi con il 35% di Poro in più. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e la iniziamo con due annunci importantissimi. Domani non ci sarà il TG Poro, ma un video dedicato agli sconti eShop per il Black Friday. Infatti oggi è partita la campagna sconti ufficiale di Nintendo e mi voglio prendere un po' di tempo per rovistare al meglio, tramite Deco Deals, tutto lo store di Nintendo e poi riportarvi in video le migliori offerte. Inoltre vi comunico che la settimana prossima sarò alla Milan Games Week. Il venerdì solo il pomeriggio, il sabato sia la mattina che il pomeriggio, mentre la domenica soltanto la mattina. Nessuno stand, nessuna ospitata, presenza Poraccia al 100%, sarò un visitatore pagante proprio come tutti voi e mi troverete in giro per la fiera. Se passate da quelle parti mi farà molto piacere incontrarvi dal vivo. Mi raccomando, seguitemi su tutti gli altri socials per rimanere aggiornati in tempo reale sui miei spostamenti. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Partiamo con una notizia che scalda il cuore. A oltre 20 anni dalla sua commercializzazione, il GameCube continua a far sognare. E questa volta grazie a una nuova periferica. Stavolta è il turno di quella che potremmo definire la memory card definitiva per il cubetto. 8-bit Mods ha alzato il sipario sulla Memcard Pro, un oggettino che promette di risolvere tutti i problemi relativi ai salvataggi su Cube. Vi lascio qualche dettaglio. Questa memory card supporta le micro SD fino a 2 TB e anche una porta micro USB per collegare drive USB esterni, si integra perfettamente con Swiss per riconoscere le regioni dei giochi avviati, adattando i salvataggi, e supporta anche il Wi-Fi per trasferire i salvataggi sul cloud e modificare le impostazioni da remoto. E poi ha anche uno schermo LCD per leggere con chiarezza tutte le informazioni relative ai salvataggi. Il pre-order presenta un prezzo scontato a 55€ e penso che per gli entusiasti GameCube, soprattutto per quelli che tengono ai loro salvataggi, questa sia un po' la periferica definitiva. Oggi l'apertura è tutta dedicata alle vecchie glorie del passato. Vi ricordate che qualche tempo fa Crystal Dynamics aveva chiesto al suo pubblico di compilare un sondaggio relativo alla serie di Legacy of Kain? Beh, l'azienda ha fatto sapere che il feedback dell'utenza è stato incredibile e mentre di solito sondaggi del genere ricevono tra le 1000 e le 3000 risposte, il questionario su Legacy of Kain è stato visionato più di 100.000 volte e ben 73.000 giocatori lo hanno completato fino alla fine. Questo è il modo giusto per far sentire la propria voce, tanto che il CEO di Crystal Dynamics ha dichiarato, cito testualmente, "State sicuri che vi abbiamo sentito forte e chiaro e continueremo a tenervi aggiornati su quali sono le possibilità per la serie di Legacy of Kain nel futuro." Che dire, ora non ci resta che aspettare. A proposito di Crystal Dynamics, ma che fine ha fatto il remake di Perfect Dark? Sappiamo che è in sviluppo dal 2020 presso The Initiative, il team di veterani del settore messo in piedi da Microsoft. Nel settembre del 2021 è stato annunciato che il gioco sarebbe stato portato avanti grazie agli sforzi congiunti con Crystal Dynamics, ma di Perfect Dark, oltre il teaser iniziale, non abbiamo mai visto nulla. Siamo in una situazione molto simile a quella di Metroid Prime 4, anche se qui lo sviluppo non è mai ufficialmente ripartito da zero. Ma è sempre Phil Rogers, il CEO dell'azienda, a tranquillizzare il pubblico e gli investitori durante un Q&A del gruppo Embracer. Rogers ha infatti affermato che "stiamo lavorando sull'iconico Perfect Dark e il progetto sta andando estremamente bene". E sempre secondo Rogers, sembra esserci una grande sinergia tra i due studi che stanno lavorando parecchio bene insieme.
insieme. Bah, prendiamo le parole di Rogers per buone e speriamo per il meglio. Certo è che dopo 2 anni di silenzio servirebbe qualcosa di più concreto. Magari chissà, ai The Game Awards. Va bene poracci, passiamo alle notizie del giorno. Domani usciranno Scarlatto e Violetto e siamo più o meno sempre alle solite. Si tratta di giochi criticati da tutti quanti, tanto dai fan quanto dai detrattori, ma che molto probabilmente venderanno lo stesso un casino. Però qualcosa questa volta sta cambiando, almeno per quanto riguarda la ricezione da parte della critica. Oggi sono infatti uscite le recensioni dei 2 titoli e ci troviamo di fronte all'accoglienza più freddina che si sia mai vista negli ultimi tempi nei confronti di un titolo Pokémon della serie principale. Il Metascore su Metacritic è ora fermo a 77, un bel passo indietro rispetto anche all'80 di Spada e Scudo, che già non erano stati accolti nel modo più entusiastico possibile. In Italia nessuno praticamente si è spinto oltre la media del 75,5, e anche portali abbastanza di parte come un Nintendo Life sono stati abbastanza duri nel valutare il gioco. Nonostante poi si tratti di un titolo a modo suo rivoluzionario all'interno dei circoscritti confini della serie, una realizzazione tecnica a dir poco imbarazzante uccide tutto il potenziale ludico di questa generazione Pokémon. Insomma, io mi aspettavo venissero messi in luce gli evidenti difetti. In fondo è impossibile negare l'incompetenza o l'assenza di risorse di Game Freak, ma mi sarei aspettato più entusiasmo nei confronti di Scarlatto e Violetto. Non credo che questo inciderà nelle vendite, però non è che a forza di tirare la corda alla fine si spezza? Voi poracci, che cosa ne pensate di Scarlatto e Violetto? Siamo ormai vicini alla conclusione dell'anno e il 2023 potrebbe segnare la fine del regno del terrore degli scalper, perché forse il prossimo anno potrebbe non essere così difficile reperire una PS5. Infatti ci sono 2 fenomeni da osservare che probabilmente sono uno la diretta conseguenza dell'altro. Innanzitutto c'è Sony, che riesce a produrre e distribuire molte più console rispetto al passato. Certo, la domanda è sempre molto alta e appena ci sono nuovi stock di PS5 questi si volatilizzano in pochi secondi, ma ormai con un po' di pazienza e tante waiting list una console si riesce a recuperare al prezzo giusto. Dall'altra però anche i bagarini stanno perdendo interesse nei confronti della console. Che ci crediate o meno, c'è un portale, Netasia, che si occupa di tenere traccia e classificare gli oggetti più scalperati dai bot su internet, e nel suo report dell'ultimo trimestre è emerso un dato rincuorante. Per la prima volta dalla sua commercializzazione, PS5 non è l'oggetto più ricercato dai rivenditori infami, ma si piazza al 4º posto, sotto delle scarpe, credo, e delle figurine, anche qui, credo. Siamo sempre nella top 5 degli oggetti preferiti dai bagarini, però dai, il vento sta cambiando. Dai che l'anno prossimo si riuscirà a comprare PS5, giusto in tempo per la Slim. E chiudiamo con una notizia per me assurda, che mette in luce, ancora una volta, quanto sia totalmente fuori di testa e proprio per questo meritevole di rispetto il mercato giapponese. Sarà che sono abituato a vedere le classifiche europee capitaneggiate sempre dai soliti noti e sotto le feste natalizie FIFA e Call of Duty regnano incontrastati, ma quanto è bello rifarsi gli occhi con le chart settimanali di Famitsu. Il Giappone è la terra dei giochi di ruolo, lo sappiamo, ma vi rendete conto che stiamo parlando di una nazione dove debuttano contemporaneamente God of War Ragnarok e Tactics Ogre e il tattico straccia Kratos senza troppi problemi? La versione Switch di Reborn ha venduto la bellezza di 36.000 copie con un buon margine di distanza dalle oltre 29.000 di Ragnarok su PS5. Ma anche su PS4 la situazione è identica, dove di poco il pubblico giapponese ha preferito la remaster del remake al seguito di God of War. E c'è spazio anche in 10ª posizione per la versione PS5 di Tactics Ogre, che occupa quindi praticamente un terzo della classifica. E poi ci sono altri 2 dati degni di nota. L'ottimo debutto di Frontiers, la cui versione Switch svetta sulle controparti Sony, e il dominio incontrastato di Splatoon, che aggiunge altre 40.000 copie al totale, sorpassando così le oltre 3.300.000 unità vendute solo sul suolo giapponese. Mio Dio, quanto amo il Giappone! E chissà cosa succederà questa settimana con l'uscita di Pokémon. Io già mi immagino il delirio. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Violetto, Michele Scarlatto,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il poro poret 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 poret.